spesso altri spazi di lavoro di qualità vengono all'interno di una domestica, delle relazioni più intime, e allora devi esprimere soprattutto nella prospettiva di non essere doppiamente vittimizzato, e quindi di essere vittime nei momenti in cui si doppiano l'abuso, e anche tornare ad essere vittime, magari un confronto sociale, il giudizio della gente, la non capacità da parte nostra, delle forze di polizia, della magistratura, di cogliere immediatamente il segno di questa sofferenza. E allora, perché tutto questo si realizzi e le vittime, che poi purtroppo sono quasi esclusivamente le donne, percepiscano questa vicinanza da parte di tutti. Noi ci siamo le nostre donne, ricordavo oggi, in questi giorni ricorrono 60 anni dall'ingresso delle prime donne nella nostra amministrazione, quindi le donne sono un elemento fondamentale, strutturalmente importante della nostra amministrazione, e in questo tipo di reati portano con loro quella sensibilità, quella capacità di intercettare i bisogni di chi vive una condizione di sofferenza. I nostri uffici che si stanno sempre più attrezzando ad essere uffici accoglienti, uffici che anche nelle suppellette in qualche modo pongono le persone nella condizione di ritrovare un minimo di serenità. Insomma, ci siamo con le nostre campagne di informazione, con le nostre campagne, dalle campagne mobili, attraverso i counter, attraverso i nostri punti, attraverso tutto quello che serve a creare una condizione di consapevolezza. E soprattutto la cosa che vorrei lanciare e sottolineare anche in questa circostanza, le donne, soprattutto le donne, devono vivere la condizione di non abbandono. Immaginare che il problema sia solo loro, sia dei loro figli, delle persone care, e in qualche modo non invece sia in qualche cosa che noi dobbiamo chiamare anche questo. Grazie.